tutti, benvenuti ai nostri ospiti e benvenuti al pubblico che mi pare di poter notare particolarmente numeroso, evidentemente perché ha un certo appeal questo spettacolo, questa compagnia. Ieri sera al Teatro Carignano, diciamo pure, è stato un bel successo, quasi un trionfo. No, io direi un trionfo. Un trionfo, senz'altro. Ecco, allarghiamo. Sono stato pregato dalla collega Anna Peiron, responsabile del centro studi, di tornare per una volta alle usate abitudini del mio passato per presentare sia la compagnia di Geppi Gleiesis e Il piacere dell'onestà e il professor Roberto Alonge. Quindi io faccio un po' il presentatore del presentatore, perché il professor Roberto Alonge, sommo pirandellista, docente dell'Università di Torino, proprio nel momento in cui circola, debutta, ospitiamo qua a Torino al Teatro Carignano Il piacere dell'onestà, ha fresco di stampa un libro su Pirandello, Discesa nell'inferno familiare, angosce e ossessioni nel teatro di Pirandello. Ora, badate bene, non è un libro su Pirandello, lui scrive tanti libri, è l'ennesimo libro su Pirandello. È 50 anni che Alonge scrive libri su Pirandello, ma su questo, diciamo, è andato più avanti, direi al limite, e lo vedremo tra poco. Uno dei titoli chiave con i quali comincia il suo ragionamento sulla drammaturgia pirandelliana è proprio Il piacere dell'onestà. E io darei anzitutto la parola, prima che al professor Alonge, a Geppi Gleiesis, per presentare la compagnia, lo spettacolo Il piacere dell'onestà. Per noi è un fiore all'occhiello, perché debuttò al Teatro Carignano nel 1917, 102 anni fa, con la compagnia di Ruggero Ruggeri. Quindi questo è un grande ritorno che noi accogliamo con grande affetto. Geppi. Grazie, grazie. Beh, che dire, io so benissimo che Roberto Alonge è uno dei maggiori esperti pirandelliani e so anche l'entità dell'onore che abbiamo noi nel, ogni volta che calchiamo le tavole del Carignano, che è uno dei teatri più amati e ambiti d'Italia e anche, come ho dichiarato in svariate interviste, non faccio che farlo, e il vostro egregio, il nostro egregio direttore Filippo Fonsanti non fa che ringraziare, ma io lo dico perché lo penso realmente. Il Teatro Nazionale di Torino è il miglior teatro stabile italiano, Fonsanti, nessun dubbio, non solo perché il piccolo è teatro d'Europa, ma perché a differenza del piccolo non ha perso un'identità, non è andato cercando o disperdendosi in mille rivoli cercando un'identità culturale, l'ha sempre avuta e continua ad averla, nel senso che per esempio dopo Ronconi era chiaro, era difficile trovare un futuro per qualsiasi teatro e infatti è risultato pressoché impossibile per il piccolo. Invece il Teatro Stabile di Torino, anche pescando nei giovani o quasi giovani, i miei coetanei, prima con Mario Martone e ora con Valerio Binasco e ora affidando una regia di un Pirandello importante a un giovane regista di grande valore come Filippo Dini, dimostra comunque di seguire una strada di rinnovamento nel solco di una tradizione che poi è, diciamo, una, a mio avviso, un'ottima. L'allusione è al Così è se vi pare, che ha trionfato sotto Natale al Carignano. Io dicevo prima, in modo anche un po' celiando un attimo, che è stato un trionfo ieri sera, ma è comunque un trionfo
dovremmo sbagliarlo noi lo spettacolo. Fortunatamente non l'abbiamo sbagliato, perché questo spettacolo ha debuttato e ha fatto l'anno scorso, nella passata stagione, due teatri, che sono il Quirino, che io mi onoro di dirigere a Roma, e la Pergola a Firenze. E Ruggero Ruggeri è stato nelle più importanti città italiane, al Quirino di Roma, alla Pergola di Firenze, e ha debuttato al Carignano di Torino. Quindi dicevo ieri, ho detto al pubblico, si è chiuso una triade di grandi teatri, e mi auguro davvero che né Ruggero Ruggeri né Pirandello si vergognino di noi, però insomma l'esito è stato tale che la cosa mi conforta. Io naturalmente potrei parlare a lungo di questo spettacolo, ma mi sembra giusto e logico lasciare la parola a Roberto Alongia, professore. Sono al quarto Pirandello, spero di non fermarmi qua, ed è un autore che adoro, sono un allievo di Edoardo De Filippo, come mi ricordava prima, appena ci siamo incontrati il professore, ci siamo visti qui per una conversazione su Filomena Marturano, che è uno spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso, che alcuni di voi ricorderanno, che ha avuto un grandissimo successo, 257 recite in tutto il mondo, posso dire, perché abbiamo finito a Buenos Aires il 9 dicembre del 2018. E quindi ci aspettava questa altra grande prova insieme a Liliana, che non voleva affrontare questo testo perché lo trovava ostico, ma dice: ma secondo te interesserà qualcuno? Dice: sì, interesserà qualcuno, per i motivi che ci spiegherà Roberto, e che Vanessa Gravina, io e questa meravigliosa compagnia che in buona parte è qui rappresentata, cercheremo di illustrarvi. Ci vuoi presentare anche questa, certo, meravigliosa compagnia? Certo, poi... allora Mimmo Mignemi, che era anche il parroco, che era anche l'anno scorso Filomena Marturano, adesso il parroco è senza baffi, un po' a disagio, però si deve rassegnare. Tatiana Winkler, che interpreta in questa edizione la madre di Vanessa, e quindi di Agata Renni, e Maximilian Nisi, che è anche un insigne vostro concittadino, perché è torinese, siamo felici che sia qui, e poi insomma abbiamo lavorato benissimo insieme. Brunella De Feudis, la cameriera, e naturalmente Vanessa Agata Renni. Manca, vogliamo dire così, definirlo così, il mio rivale, che è in questo momento influenzato, per cui magari non ve lo presento adesso, ma magari dopo comparirà, speriamo così, lo presento. Comunque Leandro Amato, che interpreta la parte del marchese Fabio Conte. Allora, Alonge, in pochi minuti, a proposito anche sulla scorta di questo libro pubblicato da UTET Università proprio poche settimane fa, ecco, quasi esordisce, dice: il piacere dell'onestà apre sostanzialmente la nuova stagione del grande ciclo borghese. Metti in evidenza quali sono un po' la chiave tematica che poi, di cui tu hai svelato la ricorrenza e anche molti retroscena. Ma dunque, io sono partito da un dato statistico. Se togliamo gli atti unici, se prendiamo in esame soltanto i testi in due atti o in tre atti, Pirandello ha scritto 29 testi, 29. Su queste 29, in 25... c'è sempre un triangolo adulterino, diciamo così, ma questo triangolo, quindi 25 su 29 è una media altissima, 86%, il triangolo di per sé non è una novità pirandelliana, perché tutto il teatro francese dell'Ottocento gioca intorno al triangolo adulterino. Pirandello però
introduce due varianti fondamentali. Una, proprio negli anni del piacere dell'onestà, ed è una sequenza, io le ho chiamate cinque commedie fotocopia. Liolà, che è del 16, Piacere dell'onestà, che è del 17, L'innesto del 17, ma non è una cosa seria, 17-18, e Come prima, meglio di prima, che è del 19. Quindi c'è una concatenazione. Io credo che interpretare un testo è importante, ma bisogna anche inserirlo in un contesto. Quindi Pirandello si muove in maniera ossessiva, e in queste cinque commedie fotocopie c'è sempre una donna in mezzo a due uomini, che si gioca i due uomini. Cioè, questa è la variante di Pirandello, che mentre nello schema tradizionale e commerciale del teatro francese c'è la moglie, il marito e l'amante, qui c'è una madre, una donna che punta sulla maternità e che per far questo si gioca un uomo contro un altro. Nel Piacere e l'onestà è vistoso, perché c'è una donna che è rimasta incinta perché ha una relazione con un marchese che, essendo sposato, non era ancora arrivato Pannella, quindi non c'era il divorzio, si è separato da questa moglie che lo tradiva, quindi povero marchese, però l'ha messa incinta ma non può sposarla, e quindi il disonore. Questa Agatha Reni comunque appartiene a un ceto sociale alto borghese, perché non possiamo immaginare che l'amante del marchese fosse la commessa o un'impiegatuccia. Quindi sicuramente, però insomma, è sempre forte il sentimento della vergogna, dell'onore, eccetera eccetera. Qui Pirandello si inventa questa cosa che apparentemente sembra strampalata, ma poi se noi vediamo le altre commedie non è tanto strampalata, perché, ma non è una cosa seria. Di nuovo c'è un uomo che si sposa per finta per una serie di motivi che tralascio. Allora, che cosa fa il personaggio femminile? Io so di dare un piccolo dispiacere a Geppi, che è un grande attore pirandelliano e che giustamente ha puntato, dopo aver fatto Il gioco delle parti, se ricordo bene, ha puntato su questo personaggio, che effettivamente è uno dei più belli ruoli maschili, in qualche modo ripete proprio Il gioco delle parti, Non è gala. Però qui c'è una variante, che è il fatto che c'è la donna che si deve sorbire questo marito per finta, ma dopodiché a contatto con questo marito per finta, questo marito bianco, si sgancia progressivamente dalla sudditanza, diciamo così, della sua relazione ufficiale con il marchese, e alla fine sceglie, diciamo così, l'amore, sceglie questa, che sia un amore poi è tutto un po' da vedere, perché naturalmente avviene tutto. Geppi ha ragione quando parla che in Pirandello c'è una dimensione di mistero, di teosofia, ci sono anche degli studi, per esempio quelli di Artioli, che insistono su questo tema, questa dimensione un po' gnostica, insomma misteriosa, e quindi tutto questo va bene. Ma dove voglio arrivare? Che il personaggio di Agatha Reni lo dice prima di tutto la madre, quando parla con Baldovino, Angelo Baldovino, gli dice: mia figlia con la maternità è diventata solo più madre. E poi lo dice anche il personaggio femminile, e lo dice lo stesso Baldovino. Quindi c'è una visione per cui la donna, nel momento in cui si realizza come madre, fa un investimento sulla maternità. Questo poi è abbastanza ovvio, anche Freud insiste sul fatto che la donna, nel momento in cui diventa madre, sposta il suo interesse, diciamo così, sul bambino, eccetera eccetera. Ecco, in Pirandello c'è questo tema ossessivo. Il caso più estremo è L'innesto, dove una donna che ha un marito sterile, che da 7 anni sono sposati, non è riuscita a... va in un parco romano, viene violentata, resta incinta, il marito naturalmente vuole che lei abortisca, e lei si rifiuta, e lui alla fine cede, il marito considera suo, quindi è un delirio mentale in cui la figura forte della donna. In questo testo, chiedo adesso ai nostri due interpreti, probabilmente tutto questo è un po' attenuato,
e poi forse la regia ha operato in modo da attenuare. Per esempio, in Pirandello c'è una scena capitale che chiude il finale del secondo atto, che è la presentazione del bimbo che deve essere battezzato, no? E che è una sequenza ripetuta, perché in Come prima, meglio di prima, c'è di nuovo la stessa cosa, un'altra donna che ha avuto due figli da un marito un po' cattivello, eh? Lei alla fine poi fugge con l'amante e si porta via i due figli, insomma, no? Quindi sempre il trionfo della madre, che non è tanto l'amante ma che è essenzialmente la figura, insomma, il dominio della la donna pirandelliana si realizza nella maternità. Questo è uno schema. Poi, secondo me, dico solo due parole di pubblicità per il mio ultimo libro, e poi ci sono, Pirandello va avanti, cioè il triangolo se lo gioca anche in un altro modo. Se voi prendete sei personaggi, di cui non a caso gli attori, i registi continuano, quest'anno ci sono 5-6 personaggi che girano per l'Italia, qualcuno è un adattamento, però vuol dire che tutti intuiscono che dietro i sei personaggi c'è davvero un mistero, c'è un segreto. E qual è il segreto? È una cosa. Lui va svelato, adesso ve lo svelo. No, ma non voglio rubare, non lo svelo un'altra volta, chi vuole se lo legge. Ma detto in due parole, ma quando arriva il padre, dice al capocomico, questa donna non è una donna, ma è una madre. E il suo dramma è di aver avuto 4 figli da 2 uomini diversi. E già questo è un bel colpo di scena. Ma poi se uno va a seguire la storia, è il padre, cioè il marito, che ha cacciato la moglie, l'ha cacciata, l'ha costretta a convivere con il suo ex segretario. Lui stesso dice non c'era nessuna storia adulterina fra di loro, non c'era nessuna pulsione, non c'era nulla. Quindi ha fatto tutto lui di testa sua, li ha presi, li ha cacciati, poi li ha pagati, perché ci sono due battute che devo dire, io in 50 anni di studi per Andrea non me ne ero mai accorto. Poi ho visto Gabriele Lavi che quando diceva sì ti ho cacciata, ma ben provvista di tutto, e faceva così Lavi, cioè ti ho dato dei soldi. Quindi un marito che caccia la moglie, la costringe a vivere con un altro, finanzia, perché il partner, il nuovo partner, poverino, fa l'impiegato, mentre lui è borghese, ricco, eccetera. Quindi mantiene, si toglie questo capriccio, va a seguire come cresce la nuova famigliuola, cerca di adescare la prima figlia dei tre che nascono da questo secondo sodalizio, e che poi, soprattutto, 20 anni dopo, morto il partner, si riprende la moglie in casa e se la riprende nel suo letto. C'è una scena che Pirandello ha tagliato nel passare dalla prima edizione all'ultima edizione, che dove appunto il figlio dice il suo disagio a dover sentire i rumori, i gemiti, insomma in sostanza la scena primaria del figlio che ha 22 anni. Quindi vuol dire che la coppia si è ricostituita. Allora io ho detto, questo non è altro che uno schema molto moderno e trasgressivo in cui certi uomini portano la moglie all'incontro con un altro uomo e poi, come dire, è un triangolo perverso. Quindi il personaggio del padre è assolutamente affascinante, ma questo finora mi pare non si fosse visto. Si è visto già abbastanza, perché tutto sommato comunque la storia di un incesto, perché insomma già Sciascia disse sì, si chiama figliastra, ma vuol dire figlia, insomma, no? Quindi è un modo camuffato. Ma poi c'è pedofilia, perché c'è tutta una scena in cui la figliastra ricorda che lui andava ad escarlo davanti all'uscita della scuola, eccetera, eccetera. Quindi, quello è dire, conclusione. Pirandello è un autore, secondo me, straordinariamente affascinante, perché ha il coraggio di mettere a fuoco il cuore di tenebra dell'essere umano. Cioè, tira fuori delle cose terrificanti, alcune, se il personaggio, secondo me, è assolutamente osceno, però è così abile che le nasconde, poi nel caso dei sei personaggi inventa tutta questa macchina del teatro che depista, per cui più nessuno riesce a capire nulla, ma in sostanza c'è un grumo estremamente forte che parla proprio a, come dire, naturalmente Pirandello non fa mai, come anche Ibsen, non fanno mai l'elogio e non presentano le pulsioni trasgressive soddisfatte, però presentano il desiderio trasgressivo. Qui
Nel piacere dell'onestà direi che tutto sommato invece veleggiamo su livelli più tranquilli, insomma, no? O mi sbaglio? No, insomma, la sua analisi è giustissima. Vuoi dire? Sì, volevo dire una. Mi sentito che. Credo che questa sia sostanzialmente, almeno per come la vedo io da donna, e chiaramente mi collego a tutto il discorso della figura femminile che faceva prima il professore. Io non credo sostanzialmente che in realtà sia cambiato molto anche da quando è arrivato Pannella, perché credo che sostanzialmente l'attualità e la genialità di questo testo risieda proprio nel fatto che in realtà oggi molti di noi, ancora forse più che un tempo, però maggiormente camuffati da una, come dire, da una modernità apparente, nessuno di noi in realtà è così disposto a rinunciare al proprio benessere, alla propria condizione sociale, alla propria sicurezza, a ciò che deve essere considerato per bene. Ed ecco che all'interno di questo contesto la figura di Agatha Renni, che nasce come vittima sostanzialmente, un bellissimo personaggio, forse tra i meno parlati della storia del teatro, ma proprio per questo ancora più forte, perché quando dicevamo con Geppi, no, quelle poche cose che dice, entra in battuta perfetta, evocativa, suggestiva, parte come vittima, ha un percorso emotivo che si sviluppa non tanto in scena, perché Agatha appare sostanzialmente tre volte all'interno dello spettacolo, con una sua evoluzione personale diventa effettivamente una rivoluzionaria, perché una donna che decide con un figlio non riconosciuto di andarsene con un personaggio così, così fuori dagli schemi, così incognita, tra virgolette, così con la causale imprevedibile, decide di tentare una strada, un'avventura con un uomo che sostanzialmente non conosce se non per una lettura di intenti simile, secondo me è una grande rivoluzionaria. E io credo che Pirandello abbia scritto una grande storia d'amore, tra virgolette camuffata, da testo meravigliosamente intellettuale, filosofico, esistenzialista, ma questa storia d'amore c'è, effettiva. Poi non sappiamo che cosa succederà se Agatha effettivamente avrà una relazione, ovviamente anche tra virgolette classica, tra uomo e donna, oppure si riconoscerà in Baldovino la figura del padre perfetto, ma certamente riconosce in quest'uomo ciò che è giusto per lei e lascia tutto, decide di lasciare tutto. Quindi, voglio dire, un ruolo veramente meraviglioso al quale io mi sono accostata con grande modestia, anche con umiltà, perché insomma è un testo fatto di tante cose. Quando tu guardi un attore alla fine gli dici come battuta, ma ecco chi siete questo, io parlo a voi uomo, cioè sembra di fare Eschilo, no? Dico veramente in alcuni momenti c'è una grandezza proprio letteraria, poetica, altissima, e quindi la vivo con grande responsabilità questa esperienza. E ovviamente voglio ringraziare Geppi per avermi dato questa meravigliosa opportunità, il percorso con Liliana, donna, regista donna, che ha tenuto particolarmente a come dire, portarmi per mano dentro questo percorso di rivoluzione femminile non scontato, all'interno di un testo molto difficile anche da capire. Insomma, devo dire che tutti noi, no, per entrare dentro lo svelamento misterico, magico, esoterico anche di questa drammaturgia alta ci abbiamo messo un po', però sostanzialmente, come anche ci ha detto l'altro giorno alla vigilia di questa ripresa, non perdete di mira quello che poi è il sentimento che rivoluziona tutta questa conoscenza, tutto questo verbo, tutto questo esistenzialismo. Alla fine quella è l'unica chiave che può dare riscatto all'umano. Io ho cercato di accostarmi a questo, devo dire che ho trovato in Geppi uno specchio meraviglioso. Grazie. È il momento che Geppi ci racconti chi è questo Baldovino e come lo hai costruito, interpretato. Allora, vado un attimo indietro, perché mi sembra fondamentale parlare un po' di questo simpatico autore di cui stiamo trattando. Allora, l'immagine che vi riferisco adesso non è mia, ma è di Giovanni Macchia, che è stato forse il maggiore esegeta, non me ne voglio, professore Aronce, del nostro di Pirandello. E lui dice che
Come Ulisse, fuori dall'Erebo, combatte contro le anime che vogliono bere sangue nero fumante per ritornare in vita, così Pirandello veniva assediato dai fantasmi dei suoi personaggi, veniva assediato e Ulisse li caccia con la spada e riesce in qualche modo, almeno temporaneamente, a liberarsene. Pirandello a un certo punto si abbandona. Questa lotta, impari probabilmente, finisce. Spazza via da un punto di vista formale naturalismo e verismo, rivoluziona la scena totalmente e si lascia pervadere da questi fantasmi, da queste anime. E queste anime che allora lo hanno sconfitto e che lui ha messo in scena sono ancora qua con lui. Noi siamo ancora a parlarne, siamo ancora a vederli, siamo ancora a vedere questi prodigiosi raisonneur che spaccano il capello in quattro. Baldovino ne è un esempio. Erroneamente qualcuno dice Ponza a proposito di così se vi pare, mentre invece è Laudisi colui che spacca il capello in quattro, ma come Enrico IV, come Liolà, anche se in modo più rustico, come Leone Gala nel gioco delle parti. La realtà è che questi sono drammi in cui non c'è dramma, in cui non c'è tragedia, in cui ci sono soltanto delle anime che sono gli spettatori, che insieme agli attori, insieme al pubblico, perché è il primo, spezzata la tradizione del dramma in versi, della tragedia, del sangue, perché non c'è mai sangue in Pirandello, c'è soltanto sangue mentale, non si risolve mai nulla. Non c'è mai una soluzione a quello che succede. La soluzione è sempre eternamente aperta, in mano al pubblico e in mano agli attori. Ma in realtà l'ha persa di mano lui e l'hanno persa di mano gli spettatori e gli attori. Perché? Perché voi tornerete a casa, come torno a casa io la sera dopo aver fatto lo spettacolo, e la mia compagna che è qui lo sa, in una sorta di mondo di mezzo, che è il mondo di mezzo che ha voluto Pirandello. Questo è incredibile, noi siamo ancora qui, mi pare 73 anni dopo la morte, di più forse, 36 quindi di più ormai, 83 anni dopo la morte, ancora a chiederci in qualche modo chi fosse Pirandello e perché ancora in questo modo affolla i nostri sogni, i nostri desideri, nel mio caso o nel caso di noi attori, quello che vorremmo essere, quello che vorremmo fare. Ma io non sapete quante volte avrei voluto dare una soluzione definitiva non solo a Baldovino, ma prima a Liolano, Squarzina, che insieme a me, che è stato un grande regista pirandelliano, siamo stati a tavolino 15 giorni, a tavolino significa leggere e approfondire il testo, non si finiva mai, non si riusciva a finire, perché non c'è soluzione, è un'enorme pupazzata in cui tutti siamo coinvolti. E come diceva Peter Brook, il pubblico e il teatro è l'unico mezzo di comunicazione in cui gli attori proiettano il pubblico e se stessi in una dimensione altra da sé, cioè in un altro periodo, in un altro mondo, forse in un altro secolo, in questo caso nel 1917, in una dimensione naturalmente borghese, e vanno via, se ne vanno verso quella dimensione. Ma se in Filomena Marturano nel 1946 sappiamo quello che è successo, come si è svolto e come poi si conclude, qui non sappiamo nulla, non sappiamo, è il mistero più totale, non sappiamo che cosa ha passato Baldovino. L'unica cosa che viene detta dal suo amico Maurizio Setti è che gioca, che ha giocato, si è indebitato, per il resto non lo sappiamo, ha ucciso, ha avuto altre mogli, ma non si sa nulla e nulla si deve sapere. Allora noi, come diceva Peter Brook, appunto, noi attori vi trasportiamo nel 17 e il pubblico, solo in teatro questo avviene, con la vostra anima, venite con noi e noi vi portiamo in quella dimensione. Quando facciamo Pirandello, dove vi portiamo? Non lo sappiamo. Se facciamo Edoardo sappiamo dove vi portiamo, se facciamo Shakespeare sappiamo dove vi portiamo,
Qui no, non c'è sangue, ci sono solo anime perse. C'è una stanza della tortura perenne da cui è possibile uscire. Ecco, citavo Leo Langstad, il mio primo pirandello, poi il gioco delle parti con l'ultima regia del compianto Egisto Marcucci e poi pochi anni fa L'uomo, la bestia e la virtù con la regia di Giuseppe Di Pasquale, per farvi dirvi che al quarto pirandello io mi avvicino, come, e ve lo sto comunicando, a penetrarne minimamente l'essenza, ma il fascino e il fatto che noi siamo ancora qui a parlarne e che il teatro è esaurito, non certo per merito mio, mi permetto di dire nemmeno per Vanessa, ma nemmeno per tutti noi, ma per Pirandello, ma perché per il fascino che comunica, per gli enigmi che ti dà e ti comunica ancora più fascino, perché questi enigmi non li risolve, perché ti lascia lì, perché il pubblico deve interpretare, capire insieme agli attori. E per arrivare a quale soluzione? Non c'è soluzione. Non c'è sangue in Pirandello, non c'è soluzione. In Chekhov ce n'è pochissimo, sappiamo che c'è un suicidio vero e proprio, sì, un paio, va? Ma per il resto comunque qualcosa si riesce a capire. Qua si riesce a capire veramente poco, eppure tutto è estremamente chiaro, lineare. Quello che sappiamo è che la smania di distruggere le convenzioni borghesi era naturalmente il suo principale assillo, perché non, naturalmente non le sopportava. Detto questo, però, dove siamo? Chissà. Il professore prima citava giustamente un'altra commedia in cui c'è una situazione del genere che non si fa purtroppo da troppo tempo, è una commedia meravigliosa, ma non è una cosa seria, che è uno dei veri esempi più brillanti, ecco, di Pirandello. E anche là è la stessa cosa, ma in fondo anche là non si sa dove si va a parare. La cosa bella è che non si sa mai dove si va a parare. Poi naturalmente Pirandello andrà verso altre, anche verso altre forme espressive e a radicalizzare sempre di più queste tematiche, fino ad abolire qualsiasi forma, a rivoluzionare tutto, fino ad arrivare appunto ai sei personaggi, a questa sera si recita il soggetto, a ciascuno a suo modo, in cui c'è un ribaltamento una commistione di piani tra pubblico e platea. Ma anche qua, in cui si parla di dramma borghese, il fascino assoluto è che secondo me è così. Io ho cercato di interpretare Baldovino e questo fascino è proprio la sua, se vogliamo, tra virgolette, irrappresentabilità. Cioè il fatto che comunque dall'altezza di una scrittura meravigliosa, ma molto, molto terragna, molto oggettiva, non aboliti i versi, aboliti tutto, aboliti le belle forme, qui si parla come loro parlano, i personaggi nostri parlano come si parlava realmente nel 17, in una casa borghese, alto borghese, ma comunque come si parlava nel 17, si parla la lingua comune. Il grande fascino è questo. Parlando del mio personaggio, parlando di Pirandello e di quello che vi ho detto, naturalmente ho parlato di Baldovino. Devo dire che io ho, sono allievo di Edoardo, naturalmente penso che Edoardo sia uno dei più grandi attori di tutti i tempi, almeno di quelli che ho visto io. Poi dopo aver frequentato Edoardo, aver avuto da lui il riconoscimento quando avevo 19 anni, lui chiamò un giornalista che doveva scrivere una critica su uno spettacolo che io avevo fatto, che lui mi aveva autorizzato, mi aveva aiutato a mettere in scena, mi aveva voluto far fare il protagonista. Lui chiamò il giornalista e come faceva lui, disse: facete una cortesia, scrivete dopo un giornale insieme alla critica che io per questo giovanotto revoco il veto alle mie opere, ora e in futuro. 19 anni. Una roba che o ti stramazza o diventi un genio. Io non sono diventato un genio, ma fortunatamente non sono stramazzato. Edoardo disse, e Luca l'ha sempre rispettato, che tutti i testi che volevo mettere in scena suoi avrei potuto mettere in scena, perché si fidava del sottoscritto. Quindi potete immaginare anche il rapporto che c'era tra me e lui, la riconoscenza e l'amore che aveva per questo personaggio. Poi vado un giorno a vedere, avevo 20 anni, quindi era il 75, vado a vedere Salvo Randone in Pezza Cinciacomino.
naturalmente stavo facendo in quell'epoca i miei studi su straniamento, immedesimazione, metodo, Strasberg, Stanislavski, eccetera, eccetera. Vedo questo signore venuto da un altro mondo, avevo visto in televisione il Sergio Tofano, un finissimo attore, anche pirandelliano, che recitava questo Pensa Giacomino in punta di penna, ma era meraviglioso, che poi era insegnante all'Accademia. Pensaci Giacomino, pensaci. Io vado a vedere al Politeama di Napoli, Salvo Randone, e trovo un uomo girato di spalle al pubblico che faceva, indicando i suoi interlocutori, dice, pensaci Giacomino, pensaci, pensaci. La rivelazione, dice, ho visto questo. Edoardo, per carità, lo porto in una parte del mio cuore, ma forse il più mostruoso di tutti, perché c'era un'emozione palpitante, non solo per l'età di Salvo, che già cominciava a essere notevole, ma quasi esclusivamente, direi, per la forza, l'autorevolezza, che passava così, con questo soffio, questa voce di velluto, non so come altro definirla, senza che lo sapesse. Rodolfo Di Gianmarco, che oggi è uno dei primi critici italiani su Repubblica, ha scritto che io, in questo Baldovino, sono la reincarnazione di Salvo Randone. Ora, naturalmente sono parole molto grosse, e io ho parlato poi con Rodolfo, mi ha detto, Geppi, io la prima sensazione che ho avuto era quella, perché evidentemente io, che avevo visto poi, non mi ero più perso nulla di Salvo Randone quando ho potuto, quindi dopo ho visto anche Il piacere dell'onestà fatto da lui, che ricordo con meno gioia di Pensaci Giacomino, ho visto il suo Enrico IV, e a volte, pochi lo sanno, ma a volte negli ultimi anni della sua vita, quando lo portavano in giro praticamente per forza di inerzia, lui a volte entrava in scena, attaccava Enrico IV e invece doveva fare Pensaci Giacomino, quindi diceva si pari, chiudevo. Oh, commentatore, qua stiamo facendo pezzi, ah, va bene, alzata, e riprendeva. Per cui il fatto che ci sia stata questa corrispondenza d'amorosi sensi, che lui si è entrato dentro di me a tal punto che, senza evitarlo, perché non vorrei, non mi potrei mai permettere, ma che comunque mi ha segnato la vita, e la vita di un attore poi che vive di questo, perché io ho fatto film, ho fatto televisione, ma insomma in genere evito di fare altre cose, vivo proiettato nel teatro, sia nel mio teatro che in Quirino, sia nelle compagnie che devo fare, che devo produrre, che devo interpretare o dirigere a seconda dei casi, ma soprattutto in questo momento vivo, Roberta lo sa bene, una vita popolata dai fantasmi, che sono i fantasmi suoi, io però me li porto con me e spero che siano nei miei confronti benigni. Vorrei chiedere ai nostri due interpreti di puntualizzare un punto che a me sembra particolarmente interessante nel plot, e mi rifaccio alle battute suggestive di Vanessa. Perché, insomma, c'è un po' un problema. Questa coppia che non si parla, perché lui fa finta di essere il marito, ma insomma si danno del voi, è tutto un rapporto estremamente ovattato. Quindi come cresce questo amore in questi 10 mesi? Allora, chiedo a Vanessa, leggendo il testo mi sembra di intuire che questa donna patisce l'umiliazione di avere questo personaggio che certo è venuto lì, lo fa perché gli hanno pagato i debiti, ma comunque siccome si è messo nel ruolo dell'onestà, evidentemente lei si sente sofferente perché viene smascherata, no? Cioè questo viene lì per coprire una sua gravidanza prematrimoniale di un matrimonio che non può essere. Questo bisogno di riscatto morale fa sì che lei si matura nei 10 mesi un allontanamento, quindi lei non ha più rapporti con il padre del suo bimbo, perché c'è lo specchio di Baldovino che la blocca, insomma, no? Perché c'è lo spettro della madre. C'è lo spettro della madre anche. Ma voglio dire, c'è un problema
c'è una comunanza fra i due, fra lei e Baldovino, perché tutte e due sono due che hanno sbagliato nella vita, ma che hanno il coraggio di riconoscere i loro errori e quindi di rimediare, mentre invece l'allontanamento psicologico dal marchese è che il marchese è uno ipocrita, falso, che cerca di fregare Baldovino con un trucco, eccetera, eccetera. Cioè, questo amore nasce prima di tutto da questa solidarietà di due disgraziati che però hanno coscienza delle loro colpe e che quindi hanno il coraggio di guardarsi in faccia, di guardarsi allo specchio e di... Ma poi c'è un nodo che mi sembra suggestivo. Pirandello fa capire benissimo, perché anche i personaggi lo dicono, che nel primo atto, quando Baldovino parla con Fabio, in realtà Agata delicatamente apre la porta non vista e origlia tutto il discorso. E questo viene, voglio capire, io vivo in Toscana adesso, quando non sono a Parigi, e quindi vedrò lo spettacolo questa sera, quindi non l'ho visto, ma mi chiedo, questo punto nevralgico, cioè di questo amore che nasce origliando dietro la porta, ha inciso, cioè ha avuto dalla regia una elaborazione fantastica, cioè lo spettatore capisce questo punto che lei origina, perché se lo dicono quando a un certo punto alla fine rimangono soli loro due, lui dice: signora, ma se lei fosse, io ho aspettato, speravo che lei entrasse, eccetera, eccetera, ma lei non è entrata, e quindi viene fuori questo tema. Ma è importante perché nel finale del primo atto, e qui mi ricollego a quello del mio fantasma, nel finale del primo atto lui dice al marchese: io comunque per salvare la mia dignità dovrò vedere in questa donna una madre. E quindi secondo me è lì che lui si candida a un ruolo di San Giuseppe, per cui io dico che il personaggio femminile sceglie Baldovino e non il marchese, perché Baldovino è la figura tipica di San Giuseppe, cioè è l'uomo che le starà accanto ma che sarà sempre un po' sottomesso, perché la divinità è quella della donna, della dea terra, della dea madre, eccetera, eccetera. Ecco, però mi interessava capire se questo tema dell'origliamento e quindi di questo amore che nasce e cresce lentamente in questi, nei silenzi più che nel dialogo, perché i due non si parlano. Io do sempre la mia lettura di donna, da una parte, ma dall'altra mi affido anche al testo. C'è una frase nel finale che Agata dice a Baldovino, quando lui le dice: io non, davanti a voi non riesco più a parlare. E Agata risponde testuali parole: non c'è più bisogno di parole. Mi bastò fin dal primo giorno quello che diceste. Io dovevo entrare subito a porgervi la mano, come dire, a dire: sono qua, siamo uguali, eccoci qua. Quindi tutto è molto irrazionale sostanzialmente. Cioè, è vero che quello che lei dice, che c'è un percorso graduale di riconoscimento di uno rispetto all'altro, ma noi non sapremo mai se effettivamente Agata, io non credo, e questa è un'altra, diciamo, parentesi misterica, no, di Pirandello, quello che diceva Gebbi, che non ci rivela tutto, se Agata sostanzialmente abbia amato, non amato Fabio Colli, io non credo. Credo che sia nata una passione, credo che Agata si liberi effettivamente dallo spettro di una madre manipolatrice, seria, che è un fatto, quando poi c'è questa scena con il parroco dove lei dice: io penso che, cioè, facciamo come lui dice, andando contro la madre, e quindi si libera di questo spettro. Ma sostanzialmente Agata lo ama fin dall'inizio. È chiaro che poi piano piano con il figlio c'è una scelta anche consapevole, quindi razionale, di scegliere l'uomo giusto che sia il padre ideale, ma c'è anche una scelta proprio dettata da un innamoramento, che poi è un innamoramento bianco, grigio, nero, questo ovviamente non è dato a noi saperlo, ma certamente è un grande riconoscimento dell'altro simile a sé, ergo
tra uomo e donna, amore, come la vedo io, ma non solo, insomma, le battute parlano molto chiaramente alla fine. E io credo che poi veramente quello che ti svegli quando Agata entra in scena da regia di Liliana, sostanzialmente nel testo il personaggio di Agata dovrebbe entrare alla fine del monologo di Baldovino, Liliana invece mi fa entrare prima, in modo che proprio lo svelamento, il pubblico vede che io sto ascoltando, non lo percepisce solo mentalmente, quindi vede, percepisce questa figura che ascolta, come se prendesse consapevolezza e forza dell'atto che starà per compiere, cioè di andare, è lo svelamento del mistero rivelato al pubblico, quindi il pubblico assiste alla presa di coscienza di questa donna. Che sente lui che dice quando ieri qui di fronte alla vostra nobile figlia la mia carne ha gridato? Quindi vede la scelta che si fa uomo e quindi che può essere a quel punto un pensiero concreto di vita, non più un'idea. Nel momento che lei dice a lui io parlo a voi uomo, perché lo sta leggendo, lo sta vivendo come uomo, non come idea, non come idealizzazione, quindi è tutto molto concreto a quel punto ed è assolutamente dal mio punto di vista e credo anche dal punto di vista dell'autore un colpo di fulmine a tutti gli effetti che poi prende forza e questi due avranno il coraggio di fare invece ciò che i comuni mortali ingabbiati, povere vittime di Pirandello, non avranno mai il coraggio di fare, quindi di rompere la propria gabbia sociale e tutto quello che questo comporta. Sì, dunque è una bella domanda, ma come dicevo prima, Pirandello non fa che porci domande e fa in modo che noi non riusciamo a darci risposte. Però sta di fatto che a un certo punto lui racconta come Baldovino dice di sé che ha dentro di sé carne, la mia povera vecchia carne ha gridato, no? E lui dice, stando qui da 10 mesi accanto a lei senza nemmeno ardire di guardarla, mi aveva teso questo tranello la mia vecchia carne, cioè chiaramente che mi potevo innamorare di lei. Si è servita del vostro trabocchetto da bambini per farmi sentire l'abisso, cioè quando lui ha visto che lo volevano rovinare denunziandolo come ladro, e invece lui ribalta la situazione. Quindi io credo che funzionalmente per distruggere la convenzione borghese, per arrivare anche alla distruzione di questo famoso matrimonio bianco, e Pirandello deve passare attraverso la possibilità di dare a questi due personaggi, a queste due anime, la possibilità appunto di innamorarsi sul serio. E io voglio credere che questo avvenga. Secondo me avviene, anche perché no, da che mondo è mondo l'amore è fatto di stima e lei naturalmente non può stimare più il marchese che sta dimostrando a ogni piè sospinto qualsiasi nefandezza e invece stima quest'uomo che è venuto lì per interpretare un ruolo anche se in una posizione, insomma, un mediocre, no, certo che no, non lo interpreta da mediocre, ma certo una posizione difficile, quella di colui che è venuto lì a riparare. E però vi volevo dire qualcosa che accade poi nel finale, che a proposito dei finali aperti, a proposito degli enigmi pirandelliani, ne parlavamo ieri a tavola, professore, pensi bene a questo, si conclude la commedia con Baldovino che piange. Perché chi è Baldovino? È, per definizione di Pirandello, è una maschera grottesca all'inizio che diventa poi alla fine un volto rigato dalle lacrime. Meraviglioso, già come definizione. Grazie all'amore. Grazie all'amore. E alla fine, piangendo, lui dice ad Agata, perché è appena entrata la madre di Agata, dice... No, aspetta, perché Agata dice vai a dire a loro che non abbiamo più niente da dirgli e invece io la fermo, io ho con me le 563.000 lire e 68 centesimi che era una bella somma allora, insomma, una somma enorme che naturalmente
almeno presumibilmente ho intenzione di restituire. Ma che ne sappiamo noi? Lui ha deciso a quel punto di andare via con Agata. Andranno via insieme, hanno deciso di andare via insieme. Lui ferma la madre e dicendo: no, no, aspetta, il denaro, non lei, io. Si potrebbe intuire, io vado a restituirlo a costoro che mi hanno accusato di sbugiardarli e dimostrarli, ma in realtà sono quelli, i congiurati sono tutti lì, a chi lo dimostra? A nessuno. Poi prende in mano, nel nostro allestimento, il portafoglio e dice: ora so bene cosa devo dir loro. Ora è diabolico, se ci pensate, cosa devo dir loro? Può anche andare a dirgli: signori, arrivederci e grazie, io mi piglio 563.000 euro, me ne vado, io, la mia signora che ho sposato regolarmente, il bambino, e che volete pure che me ne vada senza un soldo in tasca. Potrebbe tranquillamente dirgli questo. Questo è meraviglioso, ed è secondo me un altro segnale di finali totalmente aperti. E io voglio immaginare anche che, per far stare un po' più tranquillo Baldovino, forse anche me nei miei sogni di Baldovino, voglio immaginare che se ne sono andate con una cosa di, come si dice a Napoli, una cosa di soldi in tasca. Voglio anche povera. Volevo chiedere un'ultima cosa, se abbiamo ancora tempo. Qualche minuto. No, l'ambientazione, perché appunto non avendolo visto, ho visto delle fotografie, insomma, non riesco a capire se è ambientato anni 70, 80, perché tu raccontando hai detto primo Novecento, quindi no. No, dicevo primi Novecento perché, come tu mi insegni, è stata scritta nel 1917. In realtà però l'ambientazione è spostata in una sorta di déco, se vedi poi l'arredamento soprattutto del secondo e del terzo atto, tra il 20 e il 30, ecco, diciamo l'inizio del fascismo. Infatti Leandro, che interpreta il Marchese, è una sorta di prefascista, insomma, ne fa, questa è la sua interpretazione secondo me giustissima, ne fa un burro di quartiere ma molto altolocato, ecco, molto nobile. Cioè, no, l'ambientazione scenografica è, mentre potrebbe essere tranquillamente il 17 il primo atto, ma siccome poi Liliana ama fare, e anche io devo dire, scene vere, no? Scenografie, oggi non si vede più la scenografia, è quasi un option, si vede un bel panorama nero, 4/5, si risparmia e si è chiusa la partita. Qua vedrete scene che salgono, che scendono, motori che le portano giù, si ribaltano, succede di tutto, cambiano le pareti. Dopo il primo atto, il secondo e poi anche il terzo atto sono ambientati, come giustamente diceva il professore, sono ambientati tra il 20 e il 30, quindi siamo oltre il Liber, siamo nel déco. Sempre parlando di ambientazione, io ho notato una sottolineatura nel secondo atto, nella casa di Baldovino e Agata, c'è un biliardo e Baldovino si balocca un po', in realtà non gioca tanto a biliardo, perché il biliardo è anche ingombro di giornali, di libri, eccetera. E poi nell'ultimo atto c'è una scacchiera che viene scompigliata. E io mi dico, non saranno lì per caso? Ci vuoi dire tu qualcosa? No, non sono lì per caso, al di là del fatto che sono dei bellissimi oggetti, non sono lì per caso. La scacchiera è un po' il, credo che voglia rappresentare, almeno questo ci dicevamo con Liliana, la metafora, viene scompaginato tutto, tutti gli scacchi cadono a terra, poi dando anche un effetto, scompiglia il gioco, spariglia. Baldovino ha scompigliato il gioco che gli era stato, doveva essere usato come una marionetta. E in realtà questi si trovano sconfitti, emarginati, anche le loro cabale per cacciarlo. All'inizio fanno un accordo, poi costituiscono una società finanziaria nella quale sono certi che lui si rimarrà compromesso, e invece è proprio su quello che lui li prende in contropiede. Ecco, ho pensato che... No, hai pensato... Fai le domande e dai le risposte meglio di me. No, ma il biliardo è più difficile.
Il biliardo è più difficile. Beh, là se vogliamo l'idea di giocare con le palle non è male, nel senso che lui potrebbe essere tranquillamente uno dei birilli, invece è lui che immediatamente prima di svergognare loro, cosa che viene proprio nel secondo atto, gioca per diletto, ma anche soltanto, anche volendo, preconizzando quello che avverrà alla fine dell'atto, cioè il disvelamento dell'imbroglio ai suoi danni. È lui che gioca con loro ed è lui che la mette in buca alla fine. Ed è lui che la mette in buca alla fine, certo. Sì. Ma io volevo che i nostri amici, i nostri attori, almeno qualcuno di loro, se vuole parlare, se non volete parlare, ci dicesse qualcosa. Per esempio Max, che oltre ad essere magnifico attore è anche torinese. L'avete detto tutto voi. Ma bisogna dire che tu, Geppi, hai sottolineato le incertezze, i misteri, le indefinizioni, eccetera, ma io vi posso dire, andate a vedere lo spettacolo, è un esempio di limpidezza, di eleganza, di precisione, di chiarezza, quindi ci si orizzonta benissimo nello spettacolo. La cosa da recriminare è che non ci sia posto per ospitare tutti, dovremmo moltiplicare le repliche, perché a quanto mi dicono è tutto esaurito, quindi sono disponibili soltanto dei posti a scarsa visibilità, quindi se volete provare magari. Ma anche è un bel sentire, anche se non vedete nulla. No, poi credo che le due pomeridiane del sabato, forse là ci sia ancora qualche posto. Allora, magari facciamo un'ulteriore ripresa. Allora, io vorrei, visto che non lo farà il professore perché è troppo modesto per farlo, però è troppo un'autorità nel campo, io vorrei ricordarvi come si fa nelle trasmissioni televisive doc, che c'è un volume con un titolo che è più paradigmatico e palingenetico non potrebbe essere, che è Discesa nell'inferno familiare, angosce e ossessioni nel teatro di Pirandello, edizioni UNTET del professor Roberto Alonso. Il coronamento di 50 anni di studi, mentre al Carignano, se andate, trovate anche il quaderno di sala dello spettacolo che è in vendita. Bene, un grandissimo grazie a Geppi, Vanessa, a tutti gli attori della compagnia, al professor Alonce che ci ha onorato della sua presenza con una mini lezione legata anche a questo recente libro, e arrivederci al prossimo appuntamento di Retroscena. Grazie a tutti voi.